Ciao a tutte, bentornati sul mio canale. Di nuovo, scusate l'attesa, lo so che sembra il leitmotiv dei miei ultimi video, però se mi seguite sui social, e tra l'altro chi non lo fa, trovate tutti i miei social qua sotto, io pubblico tutti i giorni sia su Facebook che su Instagram. Mi sono decisa a aprire la pagina fan anche per poter stare più in contatto con ognuna di voi. E insomma, trovate tutti i link qui sotto e sto girando molto per lavoro, ecco perché ho un po' di difficoltà a girare. Ma bando alle ciance, vi ripropongo insieme alla mia dolcissima Erika, la mia amica dolcissima Erika, gli Love Low Cost del mese. Questo mese non ne ho tantissimi da mostrarvi, però sono veramente delle scoperte valide. Allora, la prima è firmata Essence ed è della collezione Light of Orient ed è il bronzer della collezione. È bellissimo. Io purtroppo non sono riuscita a trovare i rossetti di questa collezione che volevo tantissimo. La terra ha una texture setosissima ed è una terra fredda con al centro una zona illuminante sul dorato. Tra l'altro molto bella anche la zona dell'illuminante. Io faccio un po' attenzione a prelevarle perché non mi piace miscelarle, perché adoro questo bronzer. Ha una pasta setosissima che mi ricorda molto la terra in gamma permanente, quella grande, completamente opaca, bello rilievo e la confezione è bella rigida, veramente un bel prodotto. Sempre di Essence, la collezione successiva che ho trovato a Genova è la Juice It. Ok, era molto pucciosa, nel senso la spazzolina similtango, la forma di anguria che io ho preso ovviamente, e invece ha i dentini durissimi, mi scatafascia il cuoio capelluto, la odio. Poi c'era il balsamo labbra a forma di melina, gli smaltini un po' semitrasparenti. Quando ho visto questi due blush, ho detto vabbè, giusto per farli vedere alle ragazze insieme alla spazzolina. Sono bellissimi, bellissimi. Allora, partiamo dal primo, che è lo 01, You Are One in My Melon. You Are One in a Melon, in a melon, non il mio melone, un melone. Allora, ragazze, guardate che roba, è poudré, cioè è un concentrato polvere, non crema, che si sfuma benissimo, ma si fissa e lì rimane. È pazzesco, l'effetto è bellissimo. Mi piace molto prelevarlo col pennello e stenderlo. Tant'è vero che il giorno dopo sono andata a comprare anche l'altro colore in gamma, che è lo 02 Give Peach a Chance, che è un pescato che sembra sbiaditino da qua, ma in realtà è un pescarancio tipo Modern Mandarin di MAC, o Melba di MAC meglio ancora. Sono bellissimi, veramente, se li trovate, buttatevi. Poi, due prodotti di NYX. Non voglio entrare nella polemica dei NYX Award che per me sono stati. Non voglio usare dei termini di cui poi mi pentirei. Definirei deludenti. Deludenti non per meritocrazia dei vincitori, anzi, ho visto dei lavori bellissimi, però sarebbe stato bello che avessero la possibilità di dare il loro meglio e di entrare in questo ambiente le nuove leve, non le solite persone, perché sono già makeup artist o comunque beauty expert già super affermati nel mondo del beauty, collaborano già col marchio, hanno già i prodotti gratis tutto l'anno, non c'era bisogno di mandargli dei pacchi grossi come mia madre di prodotti, li avevano già. Sarebbe stato bello invece per delle ragazze che io conosco, che hanno partecipato e che hanno fatto anche investimenti economici per realizzare il look, eccetera, essere premiate e avere la possibilità di avere visibilità. Io non ho partecipato perché quando ho saputo che comunque il metro di giudizio era molto montaggio e luci, montaggio, eccetera, sapete che io delle luci schifose nel montaggio faccio pena, visto che non sarebbe stato comunque valutato l'aspetto artistico, in quanto era solo il 25% del punteggio totale, ho detto avanzo di partecipare. Ed è un peccato perché secondo me, quando si parla di make-up, bisogna premiare il make-up, non la musica, le luci, eccetera. Quello potrebbe essere, secondo me, poteva essere un 25% del punteggio totale. Però questa è una mia idea. Chiusa la polemica, non voglio fare polemica. Andando spesso a Milano per lavoro, vado spesso allo store di Galleria Passarella e ho trovato una roba che mi ha rivoluzionato la vita, specialmente nel mio lavoro. E sto parlando dei NYX Pro Foundation Mixer. Esistono diversi colori, specialmente per gli scuri, a diversi sottotoni. Questo è quello che ho preso io perché lo uso un pochettino di più, che è l'olive. Allora, cosa sono, ragazze? Sono due pigmenti fondamentali
fondamentalmente puri gellificati che servono per andare a stemperare il fondotinta per aumentare mezzo tono, un tono, eccetera, di colore. Quindi, specialmente per il truccatore come me, che il kit costa veramente tanto farsi un kit perché devi avere tanti colori. O meglio, puoi comprare anche un chiaro e uno scuro e miscelarli, ma specialmente se trucchi la stessa persona per più giorni, è difficile poi ribeccare sempre la stessa miscela. Cioè, con questi, ragazze, comprate un colore e li miscelate. Il mio dubbio era: alterano la performance del fondotinta o la durata? No, non lo fanno. E infatti li ho usati anche sulla sposa che ho truccato per la prova la settimana scorsa. Avevo un fondo che per lei era perfetto, ma era troppo chiaro. Ho miscelato un po' di questo al bacio, veramente molto molto soddisfatta. Poi, per finire, ve l'ho detto, stavolta ne ho pochi perché ho tanti preferiti, ma li vedete nei top e flop perché non sono considerabili low cost questo giro. O meglio, via di mezzo. Allora, P2 mi aveva mandato un pacco con un beauty e dei prodotti, eccetera. Mi sono piaciuti talmente tanto che mi sono data allo shopping. Quindi, quando sono andata da OVS, avete visto il video, avevo preso delle cose. Poi ci sono tornata e sono preso delle altre cose. Due prodotti ve li voglio segnalare assolutamente. Il primo è le palette della linea Shade of Nude. Loro mi avevano mandato quella sul marroncino. Io ho acquistato questa, che è la numero 020 Bright Nude. Ragazze, questi qua di ombretti sembrano burro, ma burro, cioè ve lo giuro, sembra di toccare un ombretto in crema. È pazzesca la texture. E poi ha questi colori marrone, malva, grigiastro, tra il viola, il rosa e il grigio, che mi fanno impazzire per un look da tutti i giorni, carinissimi. E sempre di P2 ho preso i Sophisticated Liquid Lipstick. Allora, loro li chiamano rossetti liquidi, per me sono gloss a lunga tenuta. Mi spiego? Ok. Però la cosa bella è che sono super luminosi, ma tengono bene i bordi. Io ho preso lo 040 Charming Trial, che è il nude classico. È un nude a base semi-pescata, quel nude neutro pescato, che fa le labbra bellissime, polpose. Lo metto tutti i giorni, on the go, comodo, non mi serve lo specchio. Ho un'ottima durata per essere un gloss. Otticamente bello levigante, mi piace. Spero di esservi stata utile, vi invito come sempre a vedere anche il video di Erika che trovate qui nell'info box, anche se per problemi di lavoro credo che lei pubblicherà il giorno successivo quando vedrete il mio. Comunque poi aggiornerò l'info box, visto che domani parto per la Puglia per lavoro. Se non aggiorno subito l'info box, sapete comunque, vi metto comunque il link del suo canale, quindi poi trovate il video. Un bacione, grazie ancora a lei per questo nostro video, le Love Low Cost del mese. Amo, come sapete, condividere le scoperte, specialmente se non costose. Un bacione e al prossimo video!